A portarmi fu il caso tra le 9 e le 10 in una domenica mattina, svoltando a un ponte, uno dei tanti a destra, lungo il semigelo d'un canale. E non questa è la casa, ma soltanto mille volte già vista sul cartello dimesso, casa di Anna Frank. Disse più tardi il mio compagno, quella di Anna Frank non deve essere, non è privilegiata memoria. Ce ne furono tanti che crollarono per sola fame, senza il tempo di scriverlo. Lei, è vero, lo scrisse. Ma ogni svolta, a ogni ponte, lungo ogni canale, continuava a cercarla senza trovarla più, ritrovandola sempre. Per questo è una insondabile Amsterdam, nei suoi 3-4 variabili elementi, che fonde in tante unità ricorrenti, nei suoi 3-4 fradici o acerbi colori, che quanto è grande il suo spazio perpetua, anima che si irraggia ferma e limpida su migliaia d'altri volti, germe dovunque germoglio di Anna Frank. Per questo è sui suoi canali vertiginosa Amsterdam, dall'Olanda, Amsterdam, di Vittorio Sereni. Grazie. Fratelli d'Italia, eseguito dalla nostra artista Elena Cirillo. Io ringrazio tutti per la numerosa partecipazione, in primis i consiglieri comunali, capigruppo, coloro che hanno partecipato con noi a organizzare questa giornata, quest'anno particolarmente sentita. Ringrazio le autorità e le istituzioni presenti, il prefetto di Massa-Carrara, le autorità di polizia, con il vicario, il comandante dei carabinieri, il comandante dei vigili urbani, l'onorevole Elena Cordoni, che è qua in veste di rappresentante dell'ANPI, poi dovrà purtroppo lasciarci prima degli altri perché ha altri impegni istituzionali sempre legati alla giornata della memoria. L'onorevole Martina Nardi è qua con noi, sono qua con noi tutti i soggetti che parteciperanno a questo Consiglio Comunale che quest'anno abbiamo voluto, il Presidente della Provincia, scusami Alberti, è rappresentato appunto dal consigliere Stefano Alberti, e questo Consiglio Comunale solenne, a differenza dello scorso anno, lo vogliamo rappresentare meglio
e crediamo che non debba essere solamente una parata istituzionale o del Consiglio Comunale, una manifestazione che viene fatta perché ce l'ha richiesto il Ministero, perché comunque è scritta nel calendario. Questa è una manifestazione quest'anno sentita. Io ho preparato un discorso che non leggerò perché non l'ho lessi neanche lo scorso anno, perché ritengo invece opportuno fare un discorso a ruota libera, perché quest'anno abbiamo voluto, e l'ho detto anche all'incontro organizzativo con la presenza di Adelindo Frulletti e Lorenzo Mercanti dell'Associazione Italia Israele, alla presenza dell'amica Cenci Campani, di tutti coloro che hanno partecipato, che quest'anno noi la memoria vogliamo celebrare, ma la vogliamo anche attualizzare. Lo abbiamo anche fatto con una serie di interventi e manifestazioni all'interno di questo Consiglio Comunale, grazie al Sindaco e alla Giunta, che hanno dimostrato particolare attenzione a questa problematica, cioè un impegno maggiore contro l'intolleranza, contro l'antisemitismo, contro le forme di violenza che abbiamo vissuto proprio nel 2019, è stato l'anno clou, anche qua in Italia, vi ricordo, e già lo sapete tutti, la vicenda della senatrice Segre, alla quale i consiglieri comunali di questo comune hanno voluto dedicare una risoluzione sulla cittadinanza della città di Massa. Un'iniziativa ovviamente importante, che trasmette un messaggio che per noi deve andare soprattutto agli studenti, che poi devono portarlo a loro volta nella società, nelle scuole, nei centri di aggregazione, nei centri sportivi, affinché rimanga accesa e viva la fiaccola della pace, della solidarietà, della giustizia contro ogni forma di violenza. Abbiamo anche qualche mese fa abbiamo dato l'ospitalità all'interno del Consiglio Comunale, come se fosse la loro casa, che è la casa di tutti i cittadini, all'associazione costituente Italia Israele, grazie all'interessamento dell'avvocato Lorenzo Mercanti, Adelindo Frulletti che ne è il presidente. Siamo stati tra i primi firmatari e iscritti, il presidente, il sindaco, molti consiglieri comunali, un impegno particolare alla consigliera Cantoni, sempre in prima linea su queste problematiche. Quindi quel messaggio che vogliamo trasmettere oggi, ripeto, non è solamente di ricordare quello che fu, perché per non dimenticare, perché non accada più, ma portare, attualizzare questo messaggio, tenere l'attenzione molto alta, perché in Italia forse un po' di meno, lo cita la Nazione stamani, ma nel resto dell'Europa la violenza sta avanzando. Quindi le istituzioni hanno il dovere, quelle storiche, come può essere l'AMPI, il FIVL che è presente, che sono i volontari per la libertà, che portano loro testimonianza storica, devono essere presenti nella memoria, nel ricordo, perché sono testimoni, sono testimonianza pura di quello che è accaduto. Noi istituzioni e le istituzioni competenti nel merito devono tenere l'attenzione molto alta per non tollerare, per condannare, per colpire quei fenomeni viventi, politici, quei movimenti estremisti che oggi in Italia stanno riportando il passato e ci stanno riportando la paura. Su questo le forze democratiche costituzionali, da destra a sinistra, devono stare molto attenti, devono essere molto presenti. Oggi la giornata non sarà lunghissima, io prego gli studenti di stare molto attenti, perché le tematiche che andiamo a affrontare, appunto, potrebbero sembrare anche un po' noiose, non stiamo facendo uno spettacolo, anche se abbiamo inserito qualche break musicale, però dopo i vari saluti del sindaco, del rappresentante della provincia Stefano Alberti, delle varie associazioni, presenterà Alessandra Cenci Campani gli autori Marco Vichi e Leonardo Gori, che sono qua al tavolo insieme a noi, i quali a sua volta presenteranno due libri molto importanti che saranno una rappresentanza molto forte. Dopodiché i ragazzi dell'Istituto Musicale Palma eseguiranno i canti ebraici, poi ci sarà la presentazione del libro di Evandro Dell'Amico, Il mio nome mai più, che tra l'altro non è ancora arrivato perché è impegnato in questo momento nel Consiglio Comunale di Carrara a presentarlo, ma poi verrà qua, e credo che quello sarà un momento molto importante perché ci riguarda da vicino, perché ci racconterà una storia accaduta nella nostra città, appunto sul martire che
è suo omonimo, perché era, credo fosse un fratello di genitori. È arrivato il rappresentante della regione toscana Giacomo Pugliani, buongiorno. E poi ci saranno vari interventi degli istituti delle scuole superiori. Alla fine il sindaco e alcune personalità consegneranno alle scuole superiori il libro di Anna Frank. E poi si arriverà alla conclusione. Vorrei però ricordarvi che il 2 febbraio alle ore 16 presso la sala gotica della Biblioteca Civica Giampaoli di Massa ci sarà una conferenza titolata Gli ebrei massesi tra memoria e memorie, nonché lo stesso giorno alle ore 17, prego le istituzioni possibilmente di essere presenti perché sarà un momento importantissimo come testimonianza della persecuzione degli ebrei nella nostra città, alle ore 17 in via Traversa a Massa verrà affissa la targa in memoria del ghetto ebraico, perché l'Associazione Italia Israele è riuscita con un impegno davvero eccezionale a individuare, insieme il supporto di alcuni consiglieri nostri, a individuare quello che all'epoca in via Traversa era il ghetto ebraico. Tra l'altro proprio qualche giorno fa abbiamo raccolto altre testimonianze di anziani di Antona, i quali ci hanno garantito che sopra il paese di Antona all'epoca vi era un settore ebraico, cioè un cimitero ebraico. Infatti credo che l'associazione si sta già attivando attraverso l'archivio di Stato per individuarlo, eventualmente approfondire gli studi, avere una mappa certa della storia degli ebrei nella nostra città. Noi terremo alta l'attenzione con iniziative che non si fermeranno ad oggi, ma appunto con questa associazione intendiamo proseguire il nostro cammino, quindi soprattutto sempre, ripeto, con la presenza degli studenti, che riteniamo essere il soggetto principale portatore di tutti i nostri valori, i valori nei quali tutti noi qua presenti ci riconosciamo. Lascio la parola al sindaco Persiani, grazie. Buongiorno a tutti, grazie Presidente per il suo intervento e per le sue parole. Compete anche a me, mi fa grande piacere salutare innanzitutto tutte le autorità civili e militari presenti, a iniziare dalla Sua Eccellenza il Prefetto di Massa Carrara, nonché le associazioni, gli onorevoli, i consiglieri comunali, i consiglieri regionali, gli studenti e i docenti e gli ospiti e tutti voi, gentili signore e signore, ringraziandovi per aver accettato il nostro invito a partecipare a questo Consiglio Comunale Solidale.